Buonasera, sono il commissario del Parco regionale della Serra, che è un ente strumentale della Regione Calabria. E stasera sono qua intanto per complimentarmi di persona con questi bravi imprenditori, i fratelli Rubettino, per questo evento che ritengo particolarmente importante. Importante anche perché da questi 3 giorni posso veramente in piena umiltà dire me ne vado più ricco di conoscenza, perché qua intanto ho appreso cose che io ancora non conoscevo. Questa è un'iniziativa brillantissima, perché ha fatto vedere cosa c'è di bello in questa Calabria che spesso viene bistrattata, cercando di mettere all'attenzione il patrimonio storico, culturale che questa nostra regione vanta. Quindi un ringraziamento particolare per questa azienda, per questi fratelli che hanno avuto il coraggio di fare impresa, un'impresa sociale poco fa, come qualcuno validamente lo definiva, per l'importanza che questa azienda ha sul territorio. Io dico, quindi sono qua ancora per, come dicevo prima, per complimentarmi con questi imprenditori coraggiosi, perché fare impresa in Calabria, nelle zone interne soprattutto, è molto difficile. Ci vuole coraggio e molta professionalità per poter competere con le altre aziende. E io ritengo che l'azienda Rubettino riesce a competere molto, ma molto bene a livello nazionale, pur essendo situata in un posto molto, molto interno, con le difficoltà che poco fa qualcuno parlava, le infrastrutture, i servizi. Quindi c'è chi ha avuto questo coraggio, c'è chi ha dimostrato di volere bene a questa terra. Ecco, ma il motivo anche della mia presenza qua è essere a fianco ai nostri, al nostro artista Bruno Tripodi, che è venuto a promozionare un altro territorio interno della Calabria, dove c'è un patrimonio naturalistico, un patrimonio artistico. Oggi abbiamo visto qua alcune cose molto importanti sul patrimonio religioso, sul patrimonio storico che oggi viene custodito, e ancora per fortuna vengono custodite nelle chiese. Abbiamo appreso di essere noi i detentori di beni artistici di una importanza che non ha limiti, di un'importanza che non ha uguali. Ma e io, come stavo dicendo, sono venuto qua perché c'è Brunello Tripodi, questo bravissimo artista che di Serra San Bruno è venuto a esporre le carbonaie. Ancora dalle nostre parti ci sono i carbonai che riescono a produrre il carbone con il sistema, con il vecchio sistema, il modo come si faceva tanti e tanti anni fa. Ma sono venuto qua anche per dire, viviamo come vive questa terra le grandi difficoltà di questo territorio interno, che abbiamo necessità di valorizzarlo, quindi di valorizzarlo in tutti i suoi aspetti, negli aspetti dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista storico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista religioso. E su questo, come il parco, ci stiamo muovendo tantissimo dal punto di vista ambientalistico. Poco fa qua si faceva accenno a questo modo di fare turismo utilizzando nuovi percorsi, quindi attrarre i turisti che oggi piace camminare, quindi camminare per vedere la bellezza di tutti questi luoghi. E noi stiamo lavorando moltissimo per realizzare nuovi sentieri, per creare
maggiore manutenzione ai sentieri, grazie anche agli interventi che la regione, alle risorse finanziarie che la Regione Calabria ha messo su sulla sentieristica, sulle ciclopiste, sulle ciclovie e anche sul marketing. E quindi io volevo approfittare per riprendere un discorso del professore Viscomi, cioè le difficoltà che ci sono all'interno dell'ente per cercare risposte, per dare risposte a quelle che sono le esigenze del territorio. Spesso non ci si guarda fuori alla finestra per andare a trovare chi può dare un contributo importante per realizzare delle cose che servono alla Calabria, che servono al territorio. Io quando sono arrivato al parco ho trovato poco e niente. Se io non avessi aperto la finestra per andare a ragionare con l'Università di Reggio, con la Facoltà di Agraria, per andare a creare progetti sulla filiera per l'utilizzazione del legno, e grazie a questo sostegno che stiamo andando avanti, queste grandi professionalità che le abbiamo cercato di portare dentro questo ente insieme alle altre università di Cosenza, all'Università di Catanzaro, che ci stanno supportando per creare progetti che il territorio ha bisogno, ma stiamo lavorando con il mondo delle associazioni, e grazie al mondo delle associazioni, qua qualcuno poco fa ha parlato di questa ciclopista che dovrebbe partire da Cosenza, e grazie a loro che stiamo creando sul territorio del parco delle grandi ciclopiste importanti che si affiancheranno alla Norman Douglas, che si affiancheranno a tante altre iniziative e anche a quella grande struttura che stiamo cercando di realizzare come parchi, un'unica direttrice, un'unica, questo asse importante che lega tutto l'Appennino, che dall'inizio della Calabria ci porterà a Reggio, e dove poi all'interno di questo grande asse dovranno svilupparsi le ciclovie, e così anche nella stessa maniera noi vogliamo andare avanti per sviluppare questo, per cercare di attrarre sempre maggiori turisti attraverso la sentieristica. Certo, la problematica delle infrastrutture resta, perché le infrastrutture sono molto importanti, ma certo non possiamo perdere di vista anche queste opportunità, anche perché sono occasioni attraverso le quali possiamo veramente attirare numerosi turisti che ci guardano con molta attenzione. Noi stiamo lavorando moltissimo col WWF e stiamo cercando di rendere più fruibile l'oasi dell'Angitola, che è una delle aree SIC più importanti che c'è in Calabria. Tra l'altro è stata dichiarata pure zona RAMS. Stiamo lavorando con le associazioni di trekking. Noi non più tardi di 10 giorni fa siamo riusciti a portare 800 persone che piace questo sport, che sono arrivate da tutta Italia. Adesso questi tipi di iniziative io penso che potranno concorrere a dare importanza al nostro territorio. Io volevo finire per riprendendo un discorso che avevamo fatto poco fa con Floriano Rubettino. Non sottovalutiamo la rete. Oggi questi territori vanno messi tutti in rete. Noi la Calabria la dobbiamo far emergere. Oggi abbiamo dato una dimostrazione importante. Rubettino ha dato la possibilità di farci sentire più orgogliosi di essere calabresi, perché avendo dato la possibilità di creare questa grande vetrina dove sono state proiettate queste grandi opere d'arte che sono in Calabria e che forse noi non conosciamo, è anche un modo per far rete e per far parlare della bella Calabria, delle cose belle che ci sono in Calabria.